Torna Didacta, il più importante appuntamento fieristico sull'innovazione del mondo della scuola, giunto alla sesta edizione, in programma a Firenze dall'8 al 10 marzo. Per i visitatori la possibilità di seguire un ampio numero di eventi tra convegni, seminari e workshop. L'edizione 2023 è dedicata allo scrittore Italo Calvino nel centenario della sua nascita. Lasciamo la voce a Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, Paola Concia, coordinamento comitato organizzatore, e Cristina Greco, presidente di Indire. Beh, siamo molto contenti di organizzare a Firenze, presso la Fortezza d'Abbasso, la sesta edizione di Firenze Fiera, che è la fiera più importante a livello nazionale nel settore dell'istruzione. È un appuntamento che unisce la didattica, cioè gli insegnanti, e unisce anche i produttori di materiali che riguardano il mondo della scuola, sia quelli tecnologici di ultima generazione, sia anche i materiali più tradizionali. È importante perché intanto si svolge in una città che ha una forte vocazione culturale e anche per l'istruzione come Firenze, ma è importante perché il tema della scuola è forse quello centrale per poter modernizzare il nostro paese. L'interesse è quello di poter avere un luogo e dei giorni dedicati a scambiarsi punti di vista, a partecipare a seminari, a capire come essi possono anche migliorare la proposta formativa nei confronti degli studenti di ogni ordine e grado. Questo è il vero campus che organizziamo per poter trarre delle considerazioni e poi anche delle proposte finalizzate a migliorare la qualità dell'insegnamento. Venite a Didacta perché? Perché incontrerete e farete una grande esperienza immersiva, un'esperienza in cui voi sarete gli alunni, tra virgolette, e imparerete come insegnare ai vostri studenti e alle vostre studentesse la scuola, di insegnare in modo innovativo, ecco. I convegni quest'anno sono meno come numero, ma di elevatissima qualità. Ci sarà un convegno sugli ITS anche a livello internazionale, ci sarà un convegno sulla parità di genere, quindi la scuola, il ruolo della scuola nelle pari opportunità, tema importantissimo anche per l'orientamento delle nostre ragazze verso discipline coerenti anche con le professioni del futuro. Ci sarà un orientamento, un convegno sull'orientamento, appunto, dove ci saranno, insomma, ovviamente si prenderà l'orientamento in verticale in tutto il curriculum scolastico, e quindi l'innovazione anche per la didattica innovativa, e ci sarà presente anche la ministra Gelmini nel giorno di apertura, un convegno molto importante sulle connessioni, cioè sulla necessità di abbattere gli steccati fra discipline nella scuola secondaria, ma anche a livello universitario, quindi connettere di più le discipline per arrivare ad una programmazione, a una didattica per competenze, quindi che faccia emergere per le ragazze e i ragazzi la possibilità di raggiungere delle competenze per gestire la complessità, quindi abbattere gli steccati disciplinari. Quindi, insomma, un'offerta varia che è difficile sintetizzare, ma insomma sicuramente interessante, perché molti degli eventi sono già andati sold out dopo pochi giorni, quindi sicuramente interessante.